Antonio Massari, giornalista del Fatto, che però ha avuto, si scusa profondamente, ha avuto l'imprevisto al lavoro, lo hanno spedito in quel di Perugia al volo per un'inchiesta giornalistica, quindi ha detto mi dispiace, ero da Bari a Roma qui per voi, ma passando in redazione l'hanno preso e mandato al lavoro. Lo leggeremo nei prossimi giorni. Allora, io vorrei dire solo due parole prima di lasciare la parola al dottor Sta parlando. Perché siamo oggi si discuteva in Commissione Giustizia al Senato la riforma sulla legge sulle intercettazioni. Chi è qui immagino abbia già un'idea di che cosa stiamo parlando, di quello che prevederà questa legge di femminicida da tutti i punti di vista. Sia dal punto di vista giudiziario, giuridico, giudiziario e dal punto di vista dell'informazione. Quindi affronteremo questa riforma da questi due aspetti. Abbiamo la fortuna, è vero che Antonio Massari ha dovuto correre via, ma abbiamo la fortuna che il dottor Tinti, essendo un ex magistrato, ci offrirà il punto di vista giudiziario di che impatti devastanti avrà nelle indagini giudiziarie di questa riforma, e anche ci offrirà però la prospettiva di chi fa informazione. Lui è un autore di libri e anche collabora con il Fatto Quotidiano sempre relativamente a temi giudiziari, e quindi ci saprà offrire la sua esperienza sul campo esaminando questa riforma e i pericoli che porta per noi cittadini da questo semplice punto di vista. Quindi io gli chiederei di affrontare in maniera chiara, per noi che siamo dei profani, questi due aspetti, parlandoci di qual è la situazione attuale oggi, che cosa prevede la riforma e quali saranno i suoi impatti nella vita quotidiana alla fine di noi cittadini. Grazie. Buonasera a tutti, dovete avere pazienza, ma io non ho così capitissimo, spero che voi sentiate, perché ho sempre problemi di voce, sì, è meglio che mi mettiamo, e ogni tanto anche la tussa, ma so dirsi che nessuno è perfetto. Grazie agli amici del periodo di avermi invitato, adesso restiamo alla 16:30. Perché è buona vocazione, no? Ringraziare chi ti ha invitato anche se suono. Però non è detto che quando si dice sia un concetto effettivamente sentito. Io invece voglio spiegarmi perché quando dico questo grazie sento veramente quello che dico. Come vi ha detto il Signore qui, io ho fatto l'impiegato dello Stato per tutta la vita, ho smesso di fare il magistrato un paio di anni fa. E quando ho smesso, per vari motivi, mi sono posto il problema di che mestiere avrei fatto. Ancora non ero pronto per non fare niente. Avevo dei progetti che poi sono naufragati e c'era il problema di fare una vita nuova. E allora mi sono detto, vado a fare il cantastorie. Vado in giro, come facevano una volta quelli che andavano nelle piazze e raccontavano le storie. Erano un veicolo di informazione per gente che non sapeva niente. E quindi ho deciso di fare il cantastorie, di andare in posti come questo, di solito molto meno belli, a raccontare quello che avevo imparato in tanti anni di lavoro. Adesso voi pensate che triste destino è quello di un cantastorie che arriva in una piazza e non trova nessuno. È il suo fallimento. E invece voi oggi qui mi state dimostrando che ho fatto bene a fare il cantastorie, che è una scelta che tutto sommato può giustificare il mio impegno, e quindi vedete che vi ringrazio davvero. Allora, ci ho detto, parleremo delle intercettazioni, e in questo momento questo è il problema che la storia ci offre, quello che dobbiamo affrontare. Però per parlare delle intercettazioni io vorrei sottoporvi una riflessione iniziale che è un po' all'origine
del mio pessimismo. Adesso la mia compagna che mi ha accompagnato fino a qui non vuole che si parli di pessimismo. Lei ha l'ottimismo della volontà, probabilmente perché è più giovane di me. Però cerco di spiegargli perché in una certa misura dobbiamo essere pessimisti. Dunque, vedete, ogni anno l'amministrazione della giustizia ha un'occasione per rivolgersi ai cittadini, è l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Tradizionalmente, quando comincia un nuovo anno di lavoro, i procuratori generali della Repubblica prima, da 3 o 4 anni i presidenti della Corte d'Appello, insomma la cosa non cambia, in una cerimonia abbastanza solenne a cui intervengono autorità della regione e anche i cittadini se vogliono, raccontano come è andata, che cosa è successo nell'anno passato, quanti processi si sono fatti, quali sono state le cose importanti che in quella regione sono state fatte, quello che non si è riuscito a fare. E manco a dirlo, in tutti questi anni c'era un discorso comune un po' a tutte le regioni d'Italia: guardate che noi non riusciamo a lavorare perché non abbiamo mezzi, non abbiamo risorse, e soprattutto perché abbiamo delle leggi canine che ci costringono a lavorare in una maniera dissennata. I politici si sono accorti che questa occasione era un momento difficile per loro, perché l'inaugurazione dell'anno giudiziario aveva una grossa copertura mediatica, ne parlava anche le televisioni, che sono l'unica fonte di informazione per il nostro sciagurato paese. E quindi, non potendo abolire l'inaugurazione dell'anno giudiziario, si sono inventati la relazione sullo stato della giustizia pronunciata dal Ministro della Giustizia davanti al Parlamento. Da 4-5 anni anche il Ministro della Giustizia va a raccontare la sua storia sull'amministrazione della giustizia. Non ne sa assolutamente niente, ma è un'occasione ghiotta per fare controinformazione, per dire: il Ministro della Giustizia, essendo del Monumento di Sapienza Giuridica che era Clemente Mastella, la sua relazione al Parlamento sullo stato della giustizia è consistita nella sua autocertificazione di innocenza nei confronti delle inchieste che in quel momento colpivano lui e la sua famiglia. Questo è stato il concetto che la classe politica ha saputo esprimere della relazione al Parlamento sull'amministrazione della giustizia italiana. È inciso il Parlamento tutto trasversalmente, ha applaudito, hanno applaudito. Bene, ultima relazione del Ministro della Giustizia Alfano è stata: io ho gli incubi, non riesco a dormire la notte perché veramente lo stato della giustizia in Italia è miserabile.